Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Quest'oggi andremo a vedere in realtà un solo esercizio, quindi sarà un video specializzato, possiamo dire, sui brani matematici, o meglio su questo brano matematico che avete davanti a voi. Infatti mi è stato chiesto nei commenti di provare ad analizzare e spiegare bene questa tipologia di esercizio, quindi andiamo a concentrarci su di esso. Allora, prima però di entrare nel concreto, nell'analisi dell'esercizio, come risolverlo, trucchi, eccetera, volevo fare una premessa, cioè questo tipo di esercizio, questi brani matematici, ci sono da parecchi anni. Veniva fatto in modo abbastanza semplice, qualche anno fa poteva essere svolto facendo una tabella, quindi con una penna e con un foglio si andava a fare una tabella e in poco tempo si riusciva ad arrivare alla risposta corretta ed era utile fare bene questa tabella perché spesso in questi brani c'erano più risposte correlate, quindi tendenzialmente succedeva che su 50 domande della prova logico-attitudinale, 5 erano su un unico brano. Quindi una volta che si andava a far bene la tabella, poi in un attimo si rispondeva a tutte e 5 le domande correttamente. Quindi l'importante era fare bene la tabella. Con l'eliminazione della carta in favore dei tablet, come è successo negli ultimi concorsi, chiaramente è un po' diverso, però poi magari c'è quello più difficile, c'è quello più facile, però si può anche in qualche modo, almeno per quelli medi o semplici, riuscire ad arrivare alla risposta corretta senza fare lo schema. Quindi io in prima battuta vi porterò alla risposta corretta senza fare lo schema. Poi invece faremo insieme lo schema analizzandolo insieme a voi, così da capire, nel caso in cui fosse possibile appunto utilizzare la carta e la penna, come far bene questo schema nel giro di un minuto e mezzo e poi riuscire a dare delle risposte corrette. Allora, partiamo da quello a voce, insomma, senza scrivere niente. Qua ci dice che Lucia deve andare a Roma per un concorso e non sa quale struttura scegliere tra A, B, C e D. I prezzi, ovviamente non in ordine, sono 80, 90, 100 e 110. La distanza dal luogo in cui si svolgerà il concorso è 800 metri, 900, 1 km, 1 km e 1. E ogni hotel offre un diverso servizio, quindi c'è quello che ha la colazione, chi ha la spa, la lavanderia e il bus navetta per andare a fare il concorso. E poi sono note una serie di cose. La domanda poi da rispondere, insomma, correttamente è quale hotel propone il prezzo inferiore. E ci sono tre alternative: quello che propone compresa nel prezzo della colazione, l'hotel D o l'hotel A. Allora, quello che propone compresa nel prezzo la colazione. Noi leggendo le cose note, quindi queste quattro righe, vediamo che €80 è il prezzo dell'hotel che dista dal luogo del concorso 900 metri e che non offre la colazione. Quindi noi vediamo che il prezzo minore, il prezzo inferiore degli hotel è €80. In questa riga sappiamo che €80 dista l'hotel da €80 dista dal luogo del concorso 900 metri, ma che non offre la colazione. Quindi quale hotel propone il prezzo inferiore non può essere quello che ha compresa nel prezzo la colazione, quindi la andiamo ad escludere. Allo stesso modo vediamo che l'hotel D propone un prezzo di €110. A noi interessa l'hotel da 80, escludiamo anche l'hotel D, quindi in questo caso con veramente pochissimo tempo dedicato, arriviamo alla nostra risposta corretta per esclusione, che è l'hotel A. Quindi questa è la strada più veloce sicuramente se non si ha carta e penna. Fatto
Facciamo ora l'esercizio con la cosiddetta tabella che io ho anche utilizzato spesso quando mi è capitato per arrivare a risolvere queste tipologie di esercizi. Allora, la tabella la facciamo così, cioè facciamo le quattro righe, quindi nella prima mettiamo i nomi degli hotel A, B, C e D. Nella seconda riga mettiamo i prezzi, 80, 90, 100 e 110. Nella terza riga mettiamo la distanza, per comodità salto di 0, mettiamo 8, 900, 1000 e 1100. E poi nell'ultima riga mettiamo i diversi servizi che ogni hotel offre ai clienti, quindi la C di colazione, la S della spa, la L di lavanderia, poi abbiamo il bus navetta, per comodità non metto la B di bus perché potrebbe magari confondersi con la B del nome dell'hotel, ma mettiamo la N di navetta. A questo punto cosa sappiamo? Inoltre noto che allora euro 80 è il prezzo dell'hotel che dista dal luogo del concorso 900 metri. Quindi partiamo col cerchio, euro 80 900 metri e che non offre la colazione. Quindi andiamo a mettere un cerchietto sotto le altre possibilità perché di sicuro la colazione non è contemplata da questo hotel che costa 80 euro e che dista dal luogo del concorso 900 metri. Poi, quindi questo l'abbiamo analizzato. Poi C dista dal luogo del concorso 1100 metri, mettiamo quindi un quadrato qua per riconoscerlo, e offre il servizio bus navetta. Anche questo l'abbiamo inserito in tabella. Poi ancora D, a questo punto facciamo il triangolo, propone un prezzo di 110 euro e non dista 1000 metri dal luogo del concorso. Quindi non è questo, ma per esclusione sarà 800 metri. Anche questo l'abbiamo tolto. L'ultima riga, B offre il servizio spa. Facciamo B con una cosa che si capisca che è diverso dagli altri. Il servizio spa, quindi è questo qua. Per esclusione, quindi il cerchio che avevamo messo qua non può essere la navetta perché abbiamo messo poi il quadrato, non può essere la spa perché l'abbiamo inserita qua, quindi il cerchio per esclusione andrà qua. E propone un prezzo di euro 90. Quindi a questo punto ogni riga andiamo a completare con la figura che manca, quindi in questo caso manca il cerchio, in questo caso manca il quadrato, nella terza riga manca l'altra tipologia e nella quarta manca il triangolo. Quindi noi vedendo semplicemente l'hotel A, per dire, se vogliamo guardare tutti quelli col cerchio, vediamo che l'hotel A, cerchio, costa 80 euro a notte, dista dal luogo del concorso 900 metri e ha come benefit, come servizio la lavanderia. B, viceversa, costerà 90 euro a notte, avrà una distanza di 1 km dal luogo in cui si svolge il concorso e offrirà la spa. C, invece, costerà 100 euro a notte, disterà 1,1 km dal luogo del concorso e avrà il bus navetta, mentre D 110 euro
800 metri dal luogo del concorso e avrà la colazione. Quindi abbiamo visto i due metodi diversi. Chiaramente questo è più utilizzabile in qualsiasi di questi brani matematici. L'altro, a volte, come in questo, che forse era un po' più semplice rispetto ad alcuni più complicati, si può utilizzare ed è anche veloce, invece altre volte, appunto, è più complicato, e questo sicuramente porta alla risposta corretta, e vi dà una grossa mano, insomma. Quindi questa è un po' la spiegazione di come andare a risolvere i brani matematici.